Buongiorno a tutti e un benvenuto a questo webinar. Oggi parliamo di Arcane XP 2021. Io sono Marco Guglielmin, rappresento la Cadline Software. In questo webinar, inserito all'interno di questo contesto della fiera virtuale, la Virtual Expo, vogliamo presentarvi per la prima volta in Italia quelle che sono le novità di Arcane XP 2021. Avrete già visto qualche accenno, probabilmente sono già usciti un po' di tutorial, qualche comunicazione. Oggi di fatto è la presentazione ufficiale. Andremo a scorrere un po' di argomenti. Abbiamo suddiviso in generale la presentazione in due eventi: uno si terrà oggi, uno si terrà domani. Oggi l'ho chiamato un primo sguardo ad Arcline XP 2021, quindi vedremo, diciamo, cosa è cambiato a livello proprio primo impatto. E alcune cose, c'è una lista di argomenti, avrete visto in descrizione, c'è anche qualche, diciamo, fuori programma che abbiamo inserito all'ultimo, proprio perché al momento Arcane 2021 non è ancora stato rilasciato definitivamente sul mercato. Il rilascio ufficiale avverrà probabilmente nel giro di un paio di settimane, di solito avviene sempre verso la metà di aprile. Avverrà prima in modalità online, quindi sarà disponibile il download e i clienti potranno accedere alla richiesta del proprio codice licenza. Poi a seguire verrà preparato anche il packaging che di solito viene sempre distribuito e spedito fisicamente nel mese di maggio. Quindi oggi un primo intervento in cui diamo una prima occhiata a cosa c'è di nuovo. Domani un intervento in cui magari ci focalizzeremo punto per punto, magari su alcuni nuovi strumenti che sono stati introdotti. Ecco. Non perderei altro tempo, se non per ricordarvi i soliti comandi della sessione. Stiamo riproducendo su piattaforma YouTube, potete accedere ai comandi relativi, alla qualità dell'ingranaggio che trovate di solito sulla parte bassa. Ricordo che è a disposizione la chat. Noi ora, diciamo, faremo una presentazione tutta di continuo, però riserveremo magari alla fine o anche durante la presentazione stessa uno spazio in chat per chi desidera fare qualche domanda. Quindi ci sarà qualcuno di noi sempre collegato per eventualmente rispondere al volo a quelle che sono le domande che possono sorgere. Quindi non esitate a eventualmente mettere i vostri commenti, apprezzamenti oppure magari critiche e anche a fare, perché no, qualche domanda se qualcosa non è chiaro. Perdo altro tempo e passo alla presentazione. Adesso condividerò il monitor. Aprendo Arcane XP 2021, noteremo subito che è cambiato qualcosa all'interno del gestore della barra gestione progetto. Infatti, noteremo queste icone di colore rosso perché tutte le viste ora del progetto possono essere aperte e chiuse. E le viste chiuse rimangono nel loro posto, semplicemente vengono quindi colorate con un'altra icona. Nel momento in cui voglio riaprirla, posso semplicemente tornarla visibile. Il programma me la riporta a video, posso lavorarci al proprio interno, organizzarla nel mio ambiente di lavoro. In qualsiasi momento non mi serva, la posso chiudere oppure la posso nascondere attraverso, diciamo, il tasto destro qui facendo nascondi. Ecco, quindi tutte le viste, insomma, rimarranno sempre accessibili e non sono costretto ad andare, insomma, in fondo al menu per ritrovare quelle che ho nascosto. Chiaramente per cancellare una vista l'unico modo è prima chiuderla, quindi una volta che la vista è chiusa vi sarà l'opzione cancella per eliminarla. Vedete, insomma, quanto è abbastanza comunque intuitivo, basta fare anche un clic sopra e lui comunque mi riporta la vista. Mantenere una vista chiusa all'interno dell'ambiente di lavoro mi aiuta a velocizzare il programma stesso, poiché ogni volta che altrimenti effettuo una modifica, il programma andrà a rielaborare tutte le sezioni, tutti i prospetti che magari non mi serve rielaborare. Ricordo l'importanza di questo tasto gestione disponivista per ordinare sempre e comunque le viste a video. Ecco, un'altra cosa che troviamo all'interno della barra gestione progetto sono i set. I set sono stati portati qui per un accesso più rapido. Quindi direttamente da qui ho accesso a tutte le tipologie di struttura che vado a definire. Posso attivare una tipologia semplicemente facendoci tasto destro attiva e quindi a quel punto l'elemento, adesso ho scelto un muro, l'elemento muro che disegnerò partirà con quel set di attivo.
Oltre a questo, chiaramente ho tutta una serie di altre funzionalità che prima, diciamo, erano posizionate su un sottomenu solamente qui sulla destra per gestire questo set, spostarlo nella libreria, rinominarlo, duplicarlo, per esempio. Oltre ai set, sempre il Design Center è stato implementato per quanto riguarda le tavole di stampa. Infatti, una tavola di stampa adesso include anche una gestione dei fogli, quindi mentre prima erano semplicemente delle aree, adesso trovano spazio nel Design Center i fogli di lavoro che andiamo a gestire. Vedremo successivamente un'implementazione poi a tal proposito circa la coda di stampa. Ad ogni modo adesso abbiamo anche quindi i fogli che possono mantenere un nome e un'identificazione, insomma, direttamente qui nel gestore del progetto. Sul tasto destro posso per esempio rinominare. Tutto è stato fatto per cercare di mantenere, insomma, più ordinato possibile questo gestore e farlo diventare sempre di più il centro proprio del nostro progetto, che capiamo come evolve anche nel tempo, si arricchisce e ha bisogno, insomma, di essere controllato per evitare di avere molte finestre a video aperte e perderne il controllo. Un'altra cosa che troveremo diversa rispetto alle versioni precedenti, ed è un cambiamento abbastanza sostanziale, un po' una rivoluzione in Arcline, è la gestione delle viste di lavoro. Ce ne accorgeremo quando entreremo nell'opzione per generare il modello 3D, quello all'interno del quale troviamo tutte le impostazioni, perché troviamo una vista completamente diversa. Ecco. Innanzitutto è stato inserito un concetto di level of geometry in Arcline, ci torno dopo quando spiegherò meglio l'argomento. Ad ogni modo, qui troviamo tutta una serie di opzioni per gestire ogni vista in modo indipendente. Quindi ad ogni vista 3D del nostro progetto, che possa essere un normale 3D, un prospetto, una sezione, qui appariranno tutte le viste aperte, potrò assegnare un livello di dettaglio grafico, potrò scegliere quali sono i piani architettonici che contribuiscono alla generazione di questa vista 3D, comprensivo anche di più viste 2D, e quali sono le tipologie di entità che generano il modello. Oltre a questo, poi all'interno della gestione dei log, ho accesso anche alle precedenti opzioni relative, per esempio, al mostrare o meno le tegole, i coppi del tetto in 3D, o altre cose. Quindi, ma la novità sostanziale è l'indipendenza, cioè ogni vista è indipendente. Andiamo a farne un esempio. Immaginiamo di volerci creare una vista 3D temporanea. Quindi dal capitolo vista 3D creiamo una nuova vista 3D, ci diamo anche un nome, la rinominiamo, non so, check piano interrato, che ho bisogno magari di una vista che si soffermi sul piano interrato per controllare. Andiamo a impostarne le sue impostazioni di generazione, possiamo farlo da qui e le troveremo tutte, oppure se vogliamo agire solo su quella possiamo fare un clic destro qui e andare in impostazioni log. E quindi vediamo solo questa. E dopo avergli dato un livello di dettaglio geometrico che, ripeto, spiegherò dopo, andiamo a indicare che i piani visibili sono solamente il piano meno 1. Come tipologia di entità mi è sufficiente vedere solamente murature, porte, finestre, solai, scale, colonne e basta. Quindi lo tengo anche semplificato dal punto di vista del numero di elementi che vengono generati. Ecco, questa vista qua viene generata con queste impostazioni che nulla hanno a che vedere con le impostazioni delle altre viste. Quindi il mio programma avrà n viste tridimensionali, ognuna con le proprie impostazioni. Posso tranquillamente agire su questa vista di lavoro, posso lavorarci, questa non andrà a influire con le altre. Se ho fatto una modifica qua, chiaramente la vedrò riportata anche all'interno della nostra planimetria. Qua che il programma si è portato in pianta nel piano terra, il piano interrato me l'ha fatta vedere, e tuttavia la vista complessiva del nostro progetto rimane inalterata e quindi non va a modificarsi la sua rappresentazione. Anche premendo il comando di rigenerazione del modello 3D, quello semplice senza le impostazioni, il programma rigenera tutte le viste mantenendo la situazione memorizzata in ogni vista. Questo vale anche per le sezioni e per i prospetti. Vedete, lui li sta ricalcolando tutti, ognuna con le proprie opzioni. Bene.
questo che benefici mi può portare, oltre all'esempio che vi ho fatto vedere ora. Potremmo avere, per esempio, anche più viste 2D che contribuiscono alla generazione di un modello complessivo. L'esempio potrebbe essere svariato, insomma, adesso non voglio soffermarmi troppo su questa cosa, tuttavia vi simulo la presenza di un'altra vista 2D, dove quella generale è l'edificio di progetto, però immaginiamo vi sia anche non so, un edificio secondario oppure insomma, un altro blocco. Insomma, abbiamo pensato magari di scomporre il nostro edificio, il nostro progetto in più parti, sempre con la stessa medesima struttura di piani oppure diversa. Andiamo ad inserire giusto a titolo indicativo qualcosa qui dentro. Bene, ecco, quando adesso andiamo a creare una vista tridimensionale dedicata alla generazione del modello, possiamo impostare possiamo impostare delle proprietà per questa vista qui, in cui andiamo a specificare che contribuiscono alla generazione del modello sia magari il piano terra della parte 2, quindi di questa vista, sia i piani terra e interrato della vista principale. Quindi posso unire anche due viste tridimensionali e questa cosa viene memorizzata. Questo è un bel cambiamento in Arcline e potrà portare insomma dei benefici soprattutto nell'organizzazione dei modelli e delle tavole. Vedete? Perché ogni vista adesso è indipendente nelle sue proprietà. Questa mi mostra tutte e due le cose, questa no, perché nelle sue opzioni mi mostra solo il focus sul piano terra e via dicendo. Vi do anche un altro piccolo spunto in merito all'uso di questa gestione delle viste. Guardate, andiamo a vedere i tutorial che abbiamo realizzato, che ricordo che sono disponibili all'interno del nostro sito. Troveremo un altro tipo di spunto, ad esempio l'uso, diciamo, di questa gestione delle viste per combinare anche più discipline all'interno del nostro progetto. Quindi possiamo, ad esempio, generare una vista che mostri combinata la parte impiantistica, la parte elettronica, e quindi generarci magari delle sezioni, no? Che siano comprensive anche delle componenti impiantistiche piuttosto che senza. Quindi è un passo, diciamo, importante per la gestione ottimale, a mio avviso, di quelle che sono proprio le viste di lavoro, soprattutto la loro memorizzazione. Poter mantenere insomma all'interno dello stesso progetto più, come dire, più task attivi, no? Quindi avere ecco, diciamo una gestione ottimale, dai, del nostro lavoro. Abbiamo più flessibilità. Ecco, collegato a questa nuova rivoluzione delle viste c'è una funzionalità, a mio avviso, altrettanto importante che riguarda proprio il log, quindi il level of geometry, la gestione del livello di dettaglio geometrico. Ricordiamo che appunto in ambito BIM adesso su questo concetto si discute molto, l'uso della te terminologia degli acronimi è sempre un po' un problema, quindi si parla di LOD, si parla di LOI, si parla di LOG, di LOIN, adesso non voglio soffermarmi sui vari significati. In ogni caso, certo che per rispondere ad una commessa, per diciamo, poter consegnare quanto mi viene chiesto, quindi un modello BIM, è possibile che venga richiesto anche un certo grado di dettaglio, sia della parte informativa sia della parte geometrica. Ecco, quello su cui ci siamo concentrati in questo momento è la parte geometrica, quindi potremo consegnare per esempio un modello IFC
che abbia un livello di dettaglio grafico molto accurato, quindi una pesantezza file più accurata e tutto quanto, oppure un modello molto più leggero, perché magari lo scopo lo richiede. Per fare questo, avete già intravisto prima dov'è l'opzione, noi possiamo generare viste a diversi livelli di dettaglio. Generiamoci magari un'altra vista 3D ancora. In questa vista qui andiamo a personalizzarne le relative impostazioni, gli diciamo che deve avere un log molto basso, mettiamo schematico, e che riguarda solo l'edificio di progetto e questo niente. Abbiamo premuto il tasto Shift per cancellare fuori e questo ok. Quindi stiamo andando a preparare una vista con un grado, diciamo, di dettaglio molto più basso. Notiamo per esempio come le porte, le finestre non ci siano, siano rappresentate solo come dei fori e via dicendo. Ecco perché, cioè, secondo che criteri il programma si inventa questa cosa qui? Bene, lo si fa attraverso proprio la gestione del log che è presente nel menu Visualizzazione, Genera 3D, Impostazioni log. Qui vado a configurare proprio a livello globale di programma per ogni classe di entità rilevante. Quindi vediamo che sono i muri, i solai, i tetti, i soffitti, cioè questi sono tutti gli elementi influenzati dal log. Posso stabilire un grado di dettaglio. Ogni elemento avrà le sue opzioni, tra le murature potrò scorrere tra alto, medio, basso, dettagliato, così come i tetti, le porte potranno essere visibili, potranno essere non visibili, con i dettagli, quindi con le maniglie, davanzali o meno, le scale potranno magari avere la soletta o meno. Le travi possono essere rappresentate solo come un ingombro, oppure, soprattutto nel caso di travi magari in acciaio, avranno il loro profilo. E diciamo che andando a configurare questi parametri della riga, vado a dire al programma cosa significa un modello a livello simbolico. Poi questa cosa potrei anche adattarmela ai miei scopi, se so che devo consegnare un modello in cui ho le murature, le finestre molto dettagliate, ma tutto il resto può essere semplificato, vuol dire che io temporaneamente diciamo, configuro uno di questi 5 livelli. Per il momento non è stato pensato di poterne creare altri, si usano questi, però sono modificabili e ci configuro appunto il livello di dettaglio che mi serve per la consegna. Le configurazioni di livello di dettaglio possono essere salvate e quindi ritrovarmele appunto anche in altri progetti. Ne volevo fare un esempio proprio per farvi vedere come cambia. Aprendo un file. Mi carico un'altra istanza di Airplane XP 2021. Ricordo che in Airplane si possono aprire due istanze di lavoro. Andiamo ad aprire un piccolo progetto di test dove mi ero preparato alcuni esempi da mostrarvi per farvi capire proprio cosa significa. Dovrebbe essere questo. Eccolo qua, qui vedete ci sono tutta una serie di elementi già inseriti e se andiamo a cambiarci il livello di dettaglio, faccio notare che oltre alle opzioni relative presenti qui con il tasto destro oppure all'interno dell'impostazione di generazione, è presente anche uno switch veloce da qui, quindi quando cambio velocemente qui il livello mi cambia quel grado di dettaglio. Vedete, se passo a uno schematico troveremo probabilmente, ecco, le murature modalità molto più semplificata, la copertura senza le tegole, le travi, vedete, messe come ingombro. Quando mi porto a un livello più dettagliato, sicuramente avrò un grado di dettaglio maggiore. Tenere il modello più leggero potrebbe anche essere, in fase di costruzione, un modo per tenere un po' più leggera la rigenerazione del file. Comunque, diciamo che è stato pensato più che altro per le consegne. Infatti, nel momento in cui desidero esportare un modello, dal menu File, esporta file AFC. Tra le opzioni diciamo del salvataggio AFC è stato previsto anche l'opzione appunto per definire il livello di dettaglio. Quindi il modello che andrò a generare, oltre a scegliere quali classi di entità esportare, erediterà anche queste opzioni. Bene, questo riguarda appunto la generazione del modello a diversi livelli di dettaglio.
stato aggiunto anche un nuovo comando. Avevo pensato di inserirlo in questa prima puntata, anche se, diciamo, è proprio, come vedete, questo è proprio un primo sguardo ad Arcline 2021. Non siamo ancora entrati nel merito, diciamo, delle funzionalità importanti, però c'è una funzione che riguarda più o meno sempre anche la gestione progetto, perché è stata strutturata adesso la vista a dettaglio. In Arcline adesso è possibile creare dei dettagli in 2D o in sezioni, in prospetto, e andare a portare, diciamo, dei particolari in evidenza. La funzione si trova nel capitolo documentazione, si chiama dettaglio. Un dettaglio ha una serie di proprietà, quindi può avere un layer di appartenenza, un colore, un tipo di tratteggio, uno spessore linea, proprietà 2D. È possibile applicare già un blocco anche per identificare, in questo caso ne abbiamo previsti due, poi ognuno può creare i propri blocchi, per identificare il nostro dettaglio all'interno della planimetria o della vista, un'opzione per renderlo stampabile o meno, quindi scelgo se lo voglio vedere quando stampo la planimetria o no, e in realtà è molto semplice, posso disegnarlo attraverso un rettangolo oppure una polyline, vado ad identificare l'area del mio progetto che voglio portare, diciamo, in evidenza. E questa porzione qui, poi ci metto anche un marcatore, viene portata appunto in una vista di dettaglio. Il marcatore, diciamo, assume una numerazione. Abbiamo due campi, in questo caso nel blocco variabili, quindi non so, uno, ho un nome tanto per darglielo. Vediamo che il programma ha creato una vista di lavoro all'interno della quale viene riepilogato il nostro dettaglio. Il dettaglio trova spazio nel gestore del progetto che assume il nome, diciamo, dell'edificio trattino, quindi della vista trattino dettaglio, piano trattino 001, perché potrei avere chiaramente più dettagli per lo stesso piano. È possibile generare un dettaglio anche all'interno di una vista di sezione o di un prospetto, quindi se voglio portare in evidenza un particolare, posso scegliere una modalità, non so, anche in questo caso rettangolo, prendiamo. Questa è una sezione molto scarna di dettagli, comunque diciamo, di voler evidenziare questa parte qui. Ok. In questo caso, vedete, mi ha creato una vista dedicata con il dettaglio portato in evidenza. Tutti i dettagli possono essere quindi organizzati in questo modo. Il dettaglio stesso, tra le sue opzioni, è un normale blocco. Se ci facciamo clic destro sopra, oltre a potermi identificare velocemente dov'è quella vista, quindi vai a vista e me la illumina, mi porta il gestore progetto con il focus lì, può essere chiaramente modificato. Per esempio, posso modificarne il suo profilo, modifico le proprietà, scusate, oppure il profilo, oppure aggiornare il suo contenuto. È un blocco. Guardate, il profilo lo modifico semplicemente cliccandolo e poi andando sui suoi snap. Insomma, direttamente da qui sopra ci lavoro sopra e lo tengo, diciamo, allineato. Il suo marcatore rimane collegato. Chiaramente questi dettagli qui poi posso utilizzarli per andare magari a preparare un'impaginazione di tutti i dettagli. Possiamo caricarci una tavola di stampa o crearne una nuova. Una così a titolo indicativo e trascinarmi all'interno i nostri dettagli nella scala che ci interessa. Ecco, quindi diciamo che abbiamo un po' ordinato uno strumento che prima era presente in modo probabilmente non così efficace e adesso lascerò un po' anche a voi esplorarlo e valutarne insomma l'utilità. Penso che possa essere una cosa buona, soprattutto per la dinamicità, cioè adesso abbiamo costantemente una vista lì sul progetto, ordinata nel gestore progetto e che può essere sempre riaggiornata in funzione delle modifiche che vado ad effettuare. Bene. Allora, poi tra le modifiche, insomma, che sono state apportate, prima vi ho accennato anche qualcosa relativo alla coda di stampa. La coda di stampa era una funzionalità che in realtà era già presente nelle versioni precedenti, si chiamava
da qui, è stata però implementata con la gestione, nuova gestione dei fogli presenti nelle tavole di stampa. Adesso mi apro queste due tavole di stampa così le vediamo. In Arcline è possibile quindi adesso impostare una coda di stampa e automatizzare la scelta del foglio senza dover andare a selezionare manualmente l'area. Vediamo come si fa dal menu coda di stampa. Possiamo andare ad aggiungere dei nuovi lavori con il tasto più. Vediamo che il programma mi propone la struttura dei piani, delle viste di lavoro. Posso selezionare le viste che mi interessa avere. In particolare, quando andiamo nelle tavole di stampa, potrei selezionare già il foglio. Selezionare il foglio significa che lo prende già lui, prende già il blocco. Non è necessario, come si dice, andare a selezionare l'area di stampa. Addirittura, se clicco l'intera tavola, quindi proprio faccio clic sul nome completo, lo tengo selezionato. Dando l'ok, lui poi mi porterà in automatico in sequenza tutti i fogli. Quindi di fatto aggiungere dei lavori alla coda di stampa significa accodarli, quindi metterli diciamo in lista. La stampa può venire chiaramente su stampante, su plotter, quello che è. Non sarà necessario dare selezione vista perché lui già sa quello che è il blocco da stampare. Qui bisognerebbe scegliere chiaramente una proporzione di foglio congrua a quella che è la dimensione del nostro blocco. Il fattore di scala potrebbe rimanere 1 a 1 e potrei andare a centrare il foglio. Chiaramente lavorando su plotter poi la dimensione la andremo a dare in modo manuale. Ecco. Dando l'ok o l'applica, lui eredita, si salva questa impostazione, poi continua con la vista successiva, ne applica la stessa e mi mette in lista i vari fogli. Quindi in questo modo potrei quindi aggiungere vari lavori alla stampa. Guardate bene che potrei anche voler stampare una pianta diretta, quindi se tra i lavori aggiungo, non so, pianta del piano terra, il programma chiaramente mi proporrà la stessa cosa, mi proporrà sempre anche in questo caso su che stampante stampare, potrebbero essere tutte stampe anche su stampanti diverse, non è. Qui scegliamo la scala, vediamo 1 a 100, in questo caso va scalato il disegno perché chiaramente stiamo lavorando non più con una tavola di stampa che è già scalata, ma con una piantina in 1 a 1. Okay. E applico. Quindi mi si aggiunge il lavoro. Ogni lavoro eredita un suo nome e per ogni lavoro posso poi continuare a modificare le impostazioni. Questa è stampa su PDF, quindi semplicemente mi chiede qual è il nome del file, mentre con simbolo, questa chiave inglese, posso ritornare nelle impostazioni e modificare le proprietà di stampa. Con queste frecce vado a riordinare i lavori, con questo tasto riaggiorno, faccio un refresh del lavoro e questa è un'altra novità perché nel caso di stampa PDF posso produrre un documento con più pagine e unire, diciamo, i lavori. Quindi spuntando questa opzione qua, il programma mi andrà a chiedere un nome. E lo applicherà, vedete, a tutti perché andrà ad accodare i lavori. Ho le opzioni, diciamo, di scelta del PDF. Da notare che la stampa rimane memorizzata nel file di lavoro, premendo OK. Quindi posso continuare a lavorare, posso apportare modifiche al mio progetto e se ho bisogno di lanciare un'altra stampa, torno in coda di stampa. Lui si riprende tutti i lavori, se sono stati modificati, li stampa chiaramente modificati. Quando do la stampa, in questo caso che ho la spunta PDF attiva, il programma comincia l'elaborazione di un PDF, in questo caso più pagine. Adesso non ho centrato bene il foglio, ma il concetto è che ho un unico documento con più pagine. Ecco. Quindi questa è una piccola ottimizzazione del comando coda di stampa che probabilmente conoscete e magari spero che anche già utilizzate. Tra le altre implementazioni apportate quest'anno ce n'è una che secondo me sarà abbastanza apprezzata perché riguarda il salvataggio dei propri template. Sappiamo quanto appunto sia importante per l'utente potersi configurare un ambiente che all'apertura del programma sia veloce, con tutti i predefiniti, no? E magari che sia anche trasportabile da una postazione all'altra e magari anche che sia caricabile solo nel momento in cui devo eseguire un certo tipo di lavoro. Arcline, se entriamo nella schermata di benvenuto, adesso usciamo pure da qui, ha questa nuova funzione che si chiama Nuovo progetto da modello.
Cominciamo a vedere co cosa significa e come crearsi il proprio modello. Il proprio modello può essere creato partendo insomma da un file vuoto e cominciando a configurarsi tutto quanto, ma anche aprendo un file che voi avete già creato e salvando quella situazione lì. La situazione si potrà salvare dal menu File, Esporta, Modello di progetto. Andiamo un po' a capire cosa si può inserire all'interno del modello di progetto al momento. Intanto vi faccio vedere una piccola novità su cui stiamo lavorando, che è un help, diciamo, in linea. Quindi cercheremo adesso di migliorare sempre di più e di arricchire sempre di più la guida. Cliccando questo tasto, insomma, vi si apre una piccola guida che al momento contiene le funzionalità 2021, però verrà poi arricchita anche con tutto il resto, quindi si aggiornerà tutti i giorni. E tra le funzioni, insomma, che adesso stiamo esaminando c'è proprio quella relativa ai modelli di progetto. Oltre al fatto che abbiamo già preparato il tutorial, quindi potrete anche con calma osservarvelo, vi apro questa scheda per farvi vedere cosa al momento è incluso nel modello di progetto. Si potranno salvare le strutture dei piani architettonici, quindi le strutture edifici, la struttura layer, quindi possiamo avere solo i layer che vogliamo noi, i filtri layer. I set, quindi per lavorare con delle tipologie precise in funzione del tipo di progetto su cui stiamo operando, le unità di misure, quindi c'è un progetto che magari è più di dettaglio su cui devo lavorare, non so, in millimetri piuttosto che un progetto per cui vado meglio a lavorare in metri, la sostituzione di visibilità delle fasi, quindi se noi adesso andiamo a impostare i nostri colori giallo, rosso, quindi demolizioni, ricostruzioni, possiamo poi salvarli in modo che in ogni progetto li trovo in questo modo. I filtri, che sono la funzione che vi spiegherò diciamo la prossima volta, gli eventuali abacchi e tag, cioè tutte cose che magari prima potevo salvare in modo scollegato, adesso le salvo in un modello, in modo che quando avvio Arcline parte con quella configurazione. Proviamo a configurarci un modello, così simuliamo proprio l'operazione. Partiamo magari dalle impostazioni, quindi decidiamo che noi il nostro progetto lo dobbiamo vedere con unità, quindi andiamo nella sezione unità angoli, vogliamo le lunghezze espresse in centimetri con decimali, un decimale, vogliamo le unità grafiche, le lascio pure in millimetri, i gradi li lascio così, quindi configuriamo una serie di opzioni. Poi vogliamo configurarci i nostri layer, quindi possiamo entrare nella gestione di layer, effettuare le nostre modifiche, quindi, ad esempio, partire dalla sezione tutti i layer. Attenzione, io non vi consiglio proprio di cancellare tutto, però cancello tutto, quindi parto da zero, anche tutti questi gruppi che magari non mi piace come il programma me li propone, me li tolgo. Okay. E comincio a crearmi i miei layer, quindi avrò il mio layer 1, layer 2, layer 3, adesso non vado a darci i nomi, i miei gruppi. Layer appartenenti ai miei gruppi, quindi mi organizzo il progetto come meglio credo. Magari avrò anche dei filtri, quindi poi ti rimando al tutorial per capire come si usano, però per esempio potrei crearmi già pronto un filtro per planimetria autorizzativo. Cosa significa? Che andrò a configurare una configurazione di layer accesi e spenti per la fase autorizzativa, quindi spegnerò magari tutti i blocchi dell'arredamento, lascerò attive solo le tabelle vano, cioè faccio la planimetria che serve per quello scopo, filtrando gli elementi, la planimetria magari arredata. Vi lascio un po' anche alla vostra immaginazione crearvi quella che può essere una configurazione. Chiaramente questa configurazione qua deve essere accompagnata a una corretta configurazione di layer. Non so, se la planimetria arredata deve avere spento il layer dell'arredamento, scusate, delle tabelle VAN, ma deve avere acceso tutto il resto, chiaramente l'aggiorno e quindi quando mi sposto da una all'altra vedete che cambiano le impostazioni in funzione di cosa ho scelto. Attenzione che i layer voi potete cancellare tutti i layer e creare i vostri layer, però dovete accompagnare questa operazione anche con la preparazione dei vostri default. Quindi Arcline per ogni cosa ha un default. Se
Se adesso mi andate a disegnare una muratura usando il default, mi apparirà qui il layer murature. Quindi confermo questa schermata. Sappiamo che quando andiamo a creare un muro ad inserirlo, dobbiamo dargli adesso qui lui me l'ha tolto perché non sto configurando da zero. Ma se vado a prendere un set di quelli predefiniti, poi quando lo disegno, lui me lo disegna con il layer salvato nel set. Quindi chiaramente devo accompagnare questa cosa con la creazione dei miei set che anch'essi possono essere memorizzati. Quindi se voglio crearmi un set in cui che va su layer 2, il muro va su layer 2, ha un'altezza, una serie di parametri, lo metto in una cartella. Non serve neanche metterli in cartella a questo punto se non mi serve perché ce li ho nel progetto. Quindi il mio set 1 lo posso fare disponibile solo in questo progetto perché mi sto creando il template, non lo avrò sempre, lo avrò quando apro questo modello di progetto. Set 2. Stessa cosa posso fare perenne cose. E tra le varie opzioni posso salvare anche la struttura dell'edificio, quindi posso, se non mi va bene che il programma parta sempre con questi piani predefiniti, posso cancellarli e prevedere insomma, che ci sia solo, magari parto solo con due livelli, poi gli altri me li creo io. Ci do i nomi, le altezze, i fili di riferimento. Mi configuro, come dicevo, i filtri fase, dal menu relativo alle fasi, posso entrare nella sostituzione di visibilità, configurare che ci sia un filtro in cui tutti i nuovi elementi sono di colore rosso, sono state aggiunte anche nuove palette colori, tra parentesi, se interessa, insomma, se magari non è adesso il caso, ma si può fare. Che tutti gli elementi demoliti vadano in giallo. Ok, e ecco questa cosa qui la memorizzo all'interno di questo progetto e quindi mi andrà a finire nel template. Poi che altro? Andiamo a vedere qui cosa si può fare ancora. Beh, tutti gli abaci, i tag, quindi potrebbero esserci nel capitolo documentazione una serie di abachi che vado a prepararmi, che mi interessano, una serie di tag che vado a prepararmi, che mi interessa salvare. Potrebbero esserci le impostazioni che vi ho mostrato prima, le impostazioni generali del progetto, come per esempio il committente, ma il committente magari cambia sempre, però il progettista posso magari tenerlo senza ogni volta che debba mettere io il mio nome. Quindi posso salvare tra le informazioni di progetto. I miei dati, quindi il progettista, non so. Ricordo che questi campi poi possono essere presi anche nella tavola di stampa. Posso preparare già delle tavole di stampa. Quindi posso dire, voglio già una tavola di stampa in formato A0, oppure parto con un'altezza di una 3, poi col plotter, quindi me la stiro, orizzontale, sulla quale ci metto già una testatina. Vado a prendere un blocco. Partigli. ISO 3. Okay. Qui magari vado già anche a compilarci eventuali, vado già a collegarci eventuali campi presi delle mie informazioni di progetto. Adesso non vi faccio vedere tutti i tutorial relativi alla configurazione di un cartiglio, potranno aiutarvi nella preparazione di esso. Però voglio dire, c'è un foglio, magari ne creo anche un altro. Che so che avrò un foglio, poi magari rinomino, che lo chiamiamo piante,
un foglio che so che lo chiamerò sezioni prospetti. Quindi mi memorizzo insomma le mie tavole di stampa e tutto può far parte del modello di progetto. Quindi proviamo adesso a fare un salvataggio, facciamo export a file, modello di progetto, lo mettiamo per il momento nel desktop, chiamiamolo modello di progetto predefinito, facciamo un salvataggio. E adesso, se noi partiamo in configurazione nuova con il software, quindi facciamo un nuovo progetto, troveremo i predefiniti. Quindi vedete, questa gestione e tutto quanto. Ma se andiamo a creare un nuovo progetto partendo da un modello, tra l'altro il programma me ne dà già alcuni di predefiniti, il programma parte con quella configurazione. Il programma mi può anche con questa schermata mi propone di vedere un riepilogo di quanto ho configurato. Se io sì, mi apre un semplice blocco note con dentro tutte le opzioni che sono configurabili e cosa mi ha portato dietro. Questo. Ho i piani, quindi vediamo solo i piani. Di qua. Dovrei avere i set. Diciamo caricati all'interno appunto delle mie librerie e insomma mi riporto, cioè il programma è configurato in centimetri, vediamo, in centimetri, insomma vado a memorizzare le cose. Questa diciamo è la funzionalità su cui stiamo lavorando, stiamo finendo di completarla, insomma è l'implementazione che abbiamo pensato. Sarebbe possibile anche quindi creare n template, ripeto, in funzione del tipo di lavoro che si va a fare. Per me è interessante in particolar modo la configurazione dei set, perché così possiamo avere solamente determinati set presenti in determinate tipologie di progetto, senza dover fare sempre e comunque vedere tutta la lista complessiva. Ecco. Quindi questa probabilmente è un'altra interessante novità che spero possa essere apprezzata. Ci sono poi nuove opzioni per fare questo, però vi apro un altro file. Allora, come dicevo, un'opzione per migliorare la visualizzazione delle nostre planimetrie. Cosa significa? Quando ci sono oggetti sovrapposti, come in questo caso, potrebbe essere gradevole per una più facile lettura della planimetria andare a mettere dei retini, andare a campire i vari oggetti in modo che non si vedano, che si nascondano, diciamo, le parti di linea sottostanti. Ecco, si può fare attraverso questa funzione, è una funzione un po' particolare perché non è molto, molto complessa, ma fa una cosa secondo me utile. Vedete, crea un retino semplicemente con un clic. La cosa interessante è che il retino me lo mette di colore pieno e va a trovarsi una tonalità RGB dall'oggetto stesso. Quindi vedete, con un clic vado a colorare le piantine. Gli oggetti, diciamo, delle piantine. Da notare però che questa cosa qui ho eseguito un ordine nei click, okay? Perché ogni volta che faccio questa operazione qua il programma cerca di riportarmi avanti l'oggetto ultimo che ho cliccato. Ecco, quindi okay, possiamo stare attenti all'ordine con cui clicco, ma se vogliamo un pieno controllo della sovrapposizione, cioè di cosa sta sopra e cosa sta sotto, consiglio anche di controllare le priorità degli oggetti. Sapete che c'è questo campo, si chiama priorità, sta qui sulla sinistra, sulla barra, forse non usa nessuno, di solito tutti lo lasciano a 8, ma serve proprio per gestire
cosa sta sopra e cosa sta sotto. Abbiamo fino a 8 livelli, andiamo a selezionare ciò che dovrebbe essere sopra, come queste due poltroncine e il tavolino, gli diamo una priorità 7 e queste finiranno sopra rispetto a quanto dà priorità 8 e questo sarà sempre così. E a questa lampada magari metto 6, quindi cerco anch'io insomma di dare un ordine agli oggetti. L'opzione del retino è un'opzione che viene, diciamo, generata in automatico, ma è presente anche tra le proprietà dell'oggetto stesso. Basta cliccarlo e già qui nelle proprietà rapide abbiamo, vedete, il retino, retino che può essere acceso o spento e a cui può essere assegnato un colore. Il colore, come dicevo, viene associato in automatico, ma nulla mi vieta di cambiarlo e quindi di andare a impostare una qualsiasi colorazione. Se non voglio vedere colori, per esempio, posso mettere un bianco, quindi ci lascio comunque un colore. Diciamo che campisca, ma rimane bianco, quindi non mi disturba nella vista, però comunque mi nasconde le linee in eccesso. Penso meriti spendere due parole anche su un progetto su cui stiamo lavorando. Diciamo quasi ufficiale, però ve lo anticipo già, visto che stiamo parlando di anteprime di Arcline 2021, direi che si può parlarne. Nell'help avrete già qualche indiscrezione, un capitolo dedicato al supporto di questi dispositivi. Arcline 21 sarà compatibile con i dispositivi 3D Connection. Sono questi mouse speciali che offrono un controllo dell'ambiente 3D, diciamo, almeno sulla carta, decisamente più gradevole, più veloce, quindi è più facile la navigazione, è più facile la gestione del modello. E sono in funzione del modello che si andrà a scegliere, si può personalizzare anche molte scorciatoie, non vanno a sostituire il mouse, diciamo che fanno un kit, combinano, diciamo, il click del mouse con la mano destra, mentre con la mano sinistra teoricamente si va a gestire questo pomello. Ecco. Ci sono alcune, l'azienda, diciamo, è questa qui, stiamo attendendo anche noi i dispositivi di prova, come vedete ci sono chiamati Space Mouse, ce ne sono vari modelli. Quello più completo ha tutta una serie di, come vedete, di anche un pannello LCD dove poter personalizzare le icone. È necessario sviluppare un'integrazione, quindi stiamo sviluppando, il produttore di Arcline sta sviluppando una compatibilità diretta e certificata, quindi riceveremo anche un bollino da parte dell'azienda perché Arcline è compatibile perfettamente con questo tipo di device. E insomma, anche noi stiamo attendendo appunto il kit di prova per poter metterci mano e sperimentare questo nuovo modo di navigare l'ambiente 3D. Ne sono sicuramente vari modelli, da quelli più complessi a quelli più semplici. Siamo anche in contatto appunto per pensare di poterlo proporre, quindi diciamo, troverete in noi probabilmente anche un canale eventualmente se siete interessati al prodotto. E vediamo, insomma, è una cosa su cui stiamo lavorando, è una richiesta che ci è arrivata più volte nell'arco, diciamo, degli ultimi anni e quindi abbiamo pensato di provare a investirci. Un'altra piccola novità che mi viene in mente poi riguarda gli abachi. La faccio direttamente su questo progetto. È stato implementato l'uso dell'abaco o anche del tag con le immagini. Quando andiamo a definirci un abaco per porte o finestre, prendiamo per esempio le finestre, possiamo aggiungere all'abaco anche un'immagine, una vista fronte, ve le aggiungo tutte e due anche se ha poco senso, o una vista quotata. Quindi quando andiamo ad estrarre l'abaco di tutte le finestre, diciamo di specificare tutte le istanze. Però adesso mi va in cerca di tutte le finestre del progetto, mi va a preparare la lista. Ecco, e nell'abaco che mi va a proporre abbiamo anche una rappresentazione con quote o senza di ogni serramento. Una piccola implementazione, insomma, fatta allo strumento abaco del programma.
E nell'intervento di oggi si è concluso, abbiamo mostrato, quindi svelato queste prime indiscrezioni. Spero che siamo riusciti a rispondere attraverso la chat alle domande, insomma, che sono sorte. Se ci fosse qualsiasi dubbio, non esitate a contattarci, i nostri recapiti li sapete, comunque l'indirizzo di posta elettronica è support@cadlineswcom. Mentre per informazioni di carattere commerciale, l'indirizzo è commerciale @cadlineswcom. Non mi resta quindi che salutarvi e darvi l'appuntamento al prossimo evento. Una buona serata.